Fischi e forti contestazioni alla presentazione della variante di Gimarra. I residenti attaccano la giunta e chiedono di fermare la nuova strada ritenuta inutile, sbagliata e devastante. Arriviamo oggi, a distanza di 24 mesi, anche di più forse, a fare più che dibattito, un consultivo. Giovedì a Lucrezia di Cartoceto l'ultimo saluto a Fabrizio Agostini, il centauro morto nel terribile schianto con un SUV lungo la Flaminia. Nuova allerta meteo, ancora temporali previsti per domani sulle Marche. Grazie alle piogge dei giorni scorsi è stato dimezzato il prelievo dal Pozzo del Burano. Ridere non è solo contagioso, ma è anche la miglior medicina. Il Centro Pastorale Diocesano ospita ad ottobre il primo corso dedicato agli aspiranti clown dottori volontari del sorriso. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Oltre 200 persone ieri sera hanno partecipato all'incontro a Gimarra di Fano dedicato alla presentazione della nuova Interquartieri. Tanti però i residenti che hanno criticato il progetto con interventi, fischi e grida. È stata una riunione concitata con tanto di fischi, quella che si è tenuta al centro civico di Gimarra, dove la giunta comunale di Fano aveva indetto un incontro per presentare la nuova variante, fortemente contestata da tanti residenti anche nei mesi scorsi. Circa 200 le persone che hanno partecipato, di cui solo una piccola minoranza, quella che si è schierata a favore del progetto. Un gruppo di cittadini ha scritto una lettera aperta per ottenere solidarietà alla protesta e per lanciare l'ennesimo appello affinché quest'opera non venga realizzata. Il primo ad intervenire è stato l'ex presidente del Fano Calcio, l'imprenditore Claudio Gabellini, che ha criticato il mancato confronto durante l'iter avvenuto solo ieri dopo l'invio degli avvisi di esproprio. Ci riuniamo questa sera per dibattere su un tema una volta che hanno praticamente deciso tutti. Semmai bisognava fare un'attività propedeutica per analizzare le cose e prendere le giuste decisioni. Sulla sostanza, non so, l'unica parte di Fano veramente di pregio che è prospiciente il mare, eccetera, cioè viene praticamente, come dire, ribaltata da queste opere invadenti perché sono terrapieni, trincee, eccetera, veramente inguardabili. Voi invece avevate prospettato anche un altro tipo di complanare, un'alternativa. Ma veramente questo gioco che ha messo su la giunta comunale partiva da quattro alternative e ce n'erano sicuramente di molto più interessanti, alcune delle quali molto meno costose. Ma ovviamente mi sembra che era un disegno già che avevano in testa i soliti noti, per cui alla fine ci ritroviamo a discutere dell'unica alternativa che comunque non risolve nessun problema e deteriora le parti migliori di questa città. Infatti, secondo la giunta e i tecnici che hanno elaborato il progetto di fattibilità tecnico-economica, la nuova interquartiere andrebbe ad alleggerire notevolmente il traffico sulla statale. Per i residenti però non è questa la soluzione. Per di più, secondo l'armatore Fabio Montanari, il sindaco non ha mantenuto le promesse elettorali. Non deve essere fatta perché deturpa completamente tutto il paesaggio, ma comunque la decisione, visto il carattere straordinario e visto che il programma non era sottoscritto dalla giunta e con un'inversione di 180 gradi da parte del sindaco, almeno avrebbe dovuto sentire tutti i cittadini, non solo noi della Gimarra, ma tutti i cittadini, perché è patrimonio della città. Non intervenite, fatelo finire, non si può. Allora, no, bisogna essere educati. Voi del comitato, fra l'altro, sono due anni che chiedete un incontro pubblico. Esatto, non è stato mai aperto un dibattito. Arriviamo oggi, a distanza di 24 mesi, anche di più forse, a fare più che dibattito, un consultivo. Diciamo, per cui questa richiesta di questo dibattito, che ci fosse stato a Fano un dibattito aperto.
Presenta l'incontro anche Luciano Benini, che aveva preparato un video di 5 minuti per mostrare il percorso della nuova Interquartieri, il quale prevede l'abbattimento di centinaia di alberi, tra cui querce, ulivi, leci, ma anche boschetti e siepi. Il tracciato poi passerebbe vicino a molte case. Il video purtroppo non è stato fatto vedere per problemi tecnici, ma Benini rimane convinto che quella strada sia inutile, sbagliata e devastante. E dello stesso parere anche un altro residente, Roberto Longhini. L'attenzione di quest'ultimo però è stata rivolta all'interno. Innesto su Via Trave. Dalla verifica di tutte le tavole di progetto è emerso che verrà chiusa Via del Torrente, verrà chiusa al transito Via della Trave, con un congestionamento di traffico che è assolutamente contrario a quelli che sono i principi in realtà che costituiscono il fondamento delle motivazioni ragionevoli della realizzazione di questi interquartieri. In realtà, rispetto a quello che è stato illustrato alla cittadinanza, ci sono molti elementi che sono rimasti totalmente oscuri e che non hanno avuto una risposta concreta rispetto a quello che sarà l'effettivo modo di attuazione, soprattutto del tratto finale di questa interquartiere. Io parlo di questa perché mi interessa più da vicino e perché ho verificato concretamente come il tipo di progetto che si va a realizzare ha effettivamente un impatto che è devastante per tutta l'area della zona sportiva della Trave e del torrente Arzilla, che ne viene totalmente pregiudicato. A preoccupare sono anche il rischio che l'opera rimanga un'incompiuta e la svalutazione degli immobili. Elisabetta Coraducci, che è pronta a far causa al comune, nei giorni scorsi è finita al pronto soccorso a causa di un attacco d'ansia avuto dopo aver visto l'ultima modifica apportata al tracciato. Non bisogna basarsi sul costo, bisogna basarsi sul bene comune. Loro amministrano la res pubblica, amministrano una grande impresa, hanno delle responsabilità. E se viene fuori che c'è anche un dolo, perché in questi grandi appalti può venire fuori di tutto per l'esperienza, e io non escludo di andare per vie legali con la responsabilità chiesta ad personam, che la loro assicurazione non coprirebbe perché c'è dolo. La mia casa, che ho fortemente voluto per le sue peculiarità di pace e tranquillità, due passi dal centro storico e dal mare, ha aggiunto Elisabetta, non la potrei più vendere, perderebbe tutto il valore. E in particolare casa mia, che la carreggiata di Via del Torrente diventa una pista ciclabile, io non vedo spazi di manovra per ambulanze, mezzi di soccorso, esco dalla macchina, potrei prendere sotto un bambino, e dopo la pista ciclabile ho un sottopasso e la carreggiata è l'interquartieri stessa. E adesso sentiamo la risposta del sindaco di Fano Massimo Seri. Chi fa l'amministratore, chi fa il sindaco da 8 anni sa ascoltare anche quando si urla. Sindaco, stasera un dibattito molto acceso, ma nonostante tutto il Comune ha avviato la procedura di esproprio, stanno arrivando delle lettere. Beh, intanto è normale che ci sia ogni assemblea che riguarda un'opera importante, trova inevitabilmente sostenitori e coloro che hanno elementi di forte criticità, e chi ha criticità è maggiormente presente. La lettera degli espropri è una prassi quando parte un procedimento. L'incontro di questa sera è un incontro importante perché un vero confronto con i cittadini non c'era stato ed è giusto che ci sia. Oggi ci sono degli elementi per poter discutere, gli elementi sono il progetto di fallibilità tecnico-economica che ci ha dato una serie di elementi. A questi si devono aggiungere anche ulteriori pareri, bisogna tener conto anche della situazione contingente, di quelli che sono i costi, insomma, di una serie di fattori per arrivare poi ad un percorso ovviamente il più condiviso possibile, sapendo che se siamo qua a discutere queste problematiche perché ci sono delle questioni aperte da decenni, e c'è il discorso del collegamento con Pesaro, che ovviamente questo non può essere risolto con gli interquartieri, magari con la realizzazione del casellino di Fano Nord, sulla quale noi ci stiamo spendendo, so anche la regione si sta muovendo, e io la do come cosa che è solo questione di tempo arriverà. C'è un tema di collegamento del quartiere di Cimarra che negli anni è cresciuto e tenderà a crescere, che ha bisogno anche qui di avere delle risposte. C'è un tema del ponte dell'Arzilla che se si blocca c'è una sua problema. Quindi ci sono una serie di questioni che devono portare devono avere delle risposte. Ovviamente i problemi complessi non hanno soluzioni semplici, hanno soluzioni complesse.
nella responsabilità di chi amministra va fatta una verifica di quelli che sono i costi e i benefici. Ovviamente i costi non sono di carattere economico, sono di benessere, sono di ambiente, sono insieme di aspetti, bisogna vedere le risposte progettuali che ci sono, i pareri, e al termine di questi incontri ovviamente faremo un passo in avanti. E il prossimo incontro sarà alla Trave, perché è giusto che anche quel quartiere abbia la sua possibilità di confrontarsi. Poi ovviamente questo è un problema che non riguarda un solo quartiere, un paio di quartieri, ma un progetto, è una questione che riguarda la città nel suo insieme. Si terranno giovedì alle ore 10 nella chiesa di Santa Polinare a Lucrezia di Cartoceto i funerali di Fabrizio Agostini, il centauro di 43 anni, morto domenica scorsa nel tragico schianto contro un SUV lungo la Flaminia a Rosciano di Fano. Sul caso la Procura della Repubblica ha avviato d'ufficio un'indagine per omicidio stradale contro il tedesco di 44 anni che guidava la BMW e ha disposto l'esame autoptico sul corpo dell'operaio eseguito all'obitorio di Fano. Intanto la polizia locale continua ad eseguire gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. La sala operativa della Protezione Civile delle Marche, sulla base di un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso dal Centro Funzionale Regionale, ha diramato un'allerta di livello giallo per temporali su tutte le Marche. Il provvedimento è valevole dalla mezzanotte di oggi alle 24 di domani, mercoledì 31 agosto. Il bollettino prevede rovesci o temporali sparsi tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, più probabili nel settore collinare ed alto collinare della regione. Dalla serata sono previsti rovesci sparsi sul settore settentrionale e i fenomeni potranno risultare di forte intensità. E grazie alle precipitazioni degli ultimi giorni è stata dimezzata la portata di prelievo del Pozzo del Burano a Cagli. Il Comitato Provinciale di Protezione Civile si è riunito ieri e ha deciso di diminuire la portata di prelievo da 300 a 150 litri al secondo. Invece per il momento non ci sono modifiche sui prelievi al Pozzo di Sant'Anna. In questo caso la portata viene mantenuta a 150 litri al secondo. La prossima settimana il Comitato si riunirà nuovamente per analizzare la situazione. Cambiamo argomento perché l'associazione di volontariato Apito Don Paolo Tonucci organizza il primo corso dedicato agli aspiranti clown dottori. Il 9 settembre si terrà un incontro informativo al centro pastorale di Fano. Tutti i dettagli nel servizio di Filippo Pucci. I clown dottori e l'associazione Apito Marche Don Paolo Tonucci insieme per regalare un sorriso. È stato presentato questa mattina all'interno del seminario il progetto di queste due realtà che trovano come filo conduttore quello di creare un team di clown dottori con lo scopo di prendersi cura delle persone al meglio delle possibilità attraverso un corso dedicato. Per questo, nella serata di venerdì 9 settembre alle ore 21, al centro pastorale di Fano si svolge una serata informativa a tutti gli interessati, purché maggiorenni. Andiamo a fare le cose serie. Dove? Ospedali, RSA, emergenze, missioni umanitarie. Vabbè, facciamo una cosa. Voi venite a fare il corso. Magari intanto incominciate a venire alle 9, che vi diamo tutte le informazioni. E poi vi spieghiamo bene cosa fare. Clown terapia è una cosa che ti entra nel DNA e ti cambia la vita, ma anche a te che lo fai, eh. Quindi, se avete voglia di mettervi in gioco, se avete un cuore grande, 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 noi vi aspettiamo. L'associazione Apito si è messa in gioco, io per prima sono felicissima di accogliervi, venite. Se avete voglia di usare un po' del vostro tempo per gli altri, di regalarlo. Il corso si svolgerà da ottobre fino a marzo del prossimo anno per un totale di 250 ore tra formazione, tirocinio e condivisione distribuite in 3 weekend. L'appuntamento sarà suddiviso da 4 incontri infrasettimanali con esperti del mondo medico, infermieristico, intermediari culturali e avvocati. La quota di iscrizione è di 50 euro a fine settimana e una volta ottenuta la qualifica di clown dottore si può operare in coppia in tutti gli ambiti di intervento previsti ad oggi dalla clown terapia,
sia anche in gruppo con lo staff medico e paramedico. L'Apito si è da sempre occupato del prendersi cura, portando avanti quello che era stato il motivo ispiratore tutta la vita di Don Paolo. Questo è un volontariato, un progetto affascinante, ma al tempo stesso impegnativo, perché permette di curare gli altri con una tecnica, una metodica tradizionalmente non molto conosciuta, che sarebbe fondamentale riuscire a portare anche, questo è uno degli obiettivi che l'Apito ha, sarebbe portare anche in tutte le scuole sanitarie che ci sono, dagli infermieri ai medici. Ancora cronaca, perché continuano i controlli della polizia ferroviaria del compartimento di Marche, Umbria e Abruzzo. L'operazione Stazioni Sicure ha portato al controllo di più di 800 persone, quasi 900 invece sono i bagagli ispezionati e 4 le persone denunciate. In particolare nella stazione di Grottammare gli agenti hanno denunciato per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti 4 ragazzi che avevano messo una bicicletta sui binari per farsi un selfie. La bravata per fortuna non ha provocato danni o altri problemi ai viaggiatori. E un incidente si è verificato oggi pomeriggio, poco prima delle ore 18, lungo la statale tra Pesaro e Fano. Nello scontro, come vedete in queste fotografie che ci ha inviato un nostro reporter di strada, è rimasta coinvolta anche una persona in sella ad uno scooter. Inevitabili disagi al traffico con lunghe code e rallentamenti. Sul posto il 118 e la polizia locale per i rilievi di legge. Si chiama un giro d'olio DOP Cartoceto in viaggio tra le spiagge della costa ed è l'iniziativa che anche quest'anno coinvolge fanesi e turisti, offrendo una merenda sana e gustosa con i prodotti dell'entroterra. Un tour estivo sulla costa con la possibilità di degustare gratuitamente l'olio DOP Cartoceto e della frutta fresca di stagione. È l'iniziativa partita il 4 agosto scorso ai Bagni Sergio di Sassonia e che con varie tappe ha offerto a fanesi e turisti una merenda genuina, oltre a un'occasione unica per incontrare i produttori, scoprendo un mondo di eccellenze. A parlarcene è il presidente locale di Alberghi Consorziati, tra i promotori del progetto. Cecchini, una iniziativa che torna dopo il successo dello scorso anno. Sì, alla grande. Abbiamo fatto questa iniziativa con il consorzio dell'olio DOP di Cartoceto e naturalmente la frutta del primo raccolto, una merenda a chilometri zero. È stato un grande successo. Circa 1500 persone hanno fatto la merenda gratis, come si vuol dire, con i prodotti ottimi del nostro entroterra. Quello che ci hanno chiesto anche i turisti che erano sulle spiagge e anche non solo i fanesi è che è stata una cosa eccezionale e volevano comprare il prodotto. Il prossimo anno verrà rifatto, perché già ne abbiamo parlato, però quello che è importante è che la gente l'abbiamo coinvolta veramente con cose semplici ma buone. Venerdì l'ultima tappa? Sì, l'ultima tappa la faremo venerdì 2, dove il bar del porto, il caffè del porto, famoso sia per la moretta ma anche per la degustazione dei dolci alla moretta, che abbiamo fatto diverse iniziative l'anno scorso, chiuderemo con l'olio e la frutta del primo raccolto. Ringrazio il consorzio e ringrazio anche il primo raccolto. E dopo tante sollecitazioni e le promesse fatte dal Comune, l'assessore Barbara Brunori ha annunciato l'avvio dei lavori di riqualificazione di Piazza Capuana a Fano 2. Verranno installati anche dei nuovi arredi per restituire decoro e ospitalità a questo spazio. Ma domani sera vi daremo tutti i dettagli in un servizio TG che dedicheremo all'intervento in atto. Ed ora apriamo l'album di Fano TV, perché questa sera dobbiamo fare gli auguri a Severino Paradisi e Caterina Sonni, residenti a Fano, che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio. Auguri da tutti i familiari e dallo staff di Fano TV. Con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, 338-4968-250. Grazie per averci seguito e arrivederci a domani sera.